tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi siamo qui per preparare insieme la pasta di zucchero. Tu la sai preparare la pasta di zucchero? No. A te piace la pasta di zucchero da mangiare? Sì e no, dipende. La mia pasta di zucchero ti piace da mangiare? La tua sì. E allora andiamola a preparare perché la mia pasta di zucchero è buona anche da mangiare. Andiamo! Cosa prepariamo oggi? La pasta di zucchero con lo sciroppo di glucosio. Tutto molto bello. Vediamo gli ingredienti. Sì. Enzo, sei pronto? Sì. 30 ml di acqua. Bravo, di acqua. 10 g di burro. Bravo. 6 g di colla di pesce. Di colla di pesce o gelatina in fogli che io ho già messo qui ad ammollare nell'acqua, perché naturalmente serve ammollata. E sono di questa marca, un foglio e mezzo che ne serve. Allora, 60 g di sciroppo di glucosio. Quello là, insomma, lo sciroppo di glucosio. Lo sciroppo di glucosio. Poi 450 g di zucchero a velo. Zucchero a velo. Zucchero a velo? Ma tra spagnolo! Allora, cominciamo subito la nostra preparazione. Nei 30 ml di acqua che già ho messo in pentolino. È proprio poca poca quest'acqua. 30 ml. 30 ml. Strizzo la mia colla di pesce. Esatto, questa è la sensazione, proprio un bleh. E aggiungo anche i miei 60 g di sciroppo di glucosio. Tutto insieme. Metto anche 10 g di burro e faccio fondere tutto a fiamma bassa. Questo non ve lo faccio vedere naturalmente. Quando sarà tutto sciolto potete togliere dal fuoco. Bene, adesso con l'aiuto di un cucchiaio mettiamo i 450 g di zucchero a velo all'interno di un mixer. E ora che dobbiamo fare? Ora mettiamo il tappo e piano piano, contemporaneamente, dall'imbocco sopra, a filo, versiamo il contenuto sciolto. Questo è quello che risulta dalla fusione di glucosio, acqua, colla di pesce e burro. E adesso versiamo questa cosa ancora calda all'interno dello zucchero. A filo, quindi azioniamo e versiamo. C'è già il fondente, cosa? Pazzesco, quel poco... Sì, quel poco liquido, guardate quanto l'ha reso molle. Adesso dobbiamo aggiungere, però impastando, ancora zucchero a velo finché non riprenda una consistenza più solida. Allora, il mio impasto, come vedete, è venuto un po' liquidoso. Io vorrei che fosse leggermente più fitto, quindi aggiungo un altro pochino di zucchero a velo. Quei 50 grammi che mi aiuteranno ad arrivare ai 500. Hai capito, diciamo. Enzo? Ed eccola qua, la nostra pasta di zucchero, molto morbida. Se l'impasto vi risultasse morbido, fatelo riposare un poco, vedete se rimane morbido, dopodiché, in caso, impastatelo con un altro po' di zucchero a velo. Le quantità sono variabilissime, dipende da veramente la precisione con cui misurate gli ingredienti, per esempio qua ho messo un poco più di acqua e si vede, oppure può dipendere anche dalla temperatura esterna, più caldo c'è, più la pasta di zucchero tende a fondere. Di conseguenza aspettate un attimo, dopodiché ripassate ad impasto, ora vi faccio vedere. Ora io faccio uscire la mia pasta di zucchero. Senti, ma se la volessimo colorata? La volessimo colorata potremmo mettere o all'interno qui del mixer, vi consiglio da subito il colorante, basta, e quindi diminuire, se usate quello liquido, le proporzioni d'acqua, se no vi rimangono
vi rimane troppo se lungo. Se usano quello in pasta, quello... Sempre un po' meno d'acqua e mettere, sì, il colorante in pasta. Benissimo. Oppure, se dovete fare diversi... E questo però se devono fare un'unica tinta. Se devono fare diversi colori, vi preparate i panetti bianchi e poi li colorate amalgamando a mano. Come il potò. Come il potò. Arrivati a questo punto... Mettiamo un altro pochino di zucchero. Non vi ho detto che questa, se non mi sbaglio, è la ricetta, io ce l'ho in agenda da tanto tempo, ma devo andare a controllare, la ricetta di Renato. Ciao Renato! Continuate, continuate a rimaneggiarla un pochino, rimarrà sempre morbidina, non fa nulla. Cosa dobbiamo fare a questo punto? Dobbiamo avvolgerla in una pellicola trasparente e lasciarla riposare un pochino in frigorifero. Quindi con la velina prendete il vostro panetto, staccatelo dal fondo se si stacca, vabbè, ovviamente recuperate la pasta di zucchero che non si è staccata, incorporatela e stringetela ben bene all'interno di un panetto. Fatela riposare almeno 24 ore, io vi direi anche un po' in frigorifero, e dopo potrete usarla per i vostri impasti e per le vostre creazioni in pasta di zucchero. Visto quanto è semplice prepararla, occorrono veramente pochi ingredienti, ma molta, molta manipolazione. Per conservarla, avvolgetela nella pellicola e durerà veramente a lungo. Per farla rinvenire, basterà metterla per qualche secondo nel forno a microonde e subito diventerà morbida e malleabile. Se si ammorbidisce troppo, zucchero a velo e impasta, impasta, impasta. Quindi non ci rimane che salutarci. E invitarvi a vedere il prossimo video in cui vi faremo vedere come l'avremo utilizzata. Ci rivediamo presto. Sulle vostre tavole. Ciao. Ciao.